So good morning, ladies and gentlemen. I'm very happy to welcome you here in Esrin. My name is Josef Aschbacher. I am the head of establishment, but also the director of Earth Observation at the European Space Agency. And today is a very special day because we are announcing, or we are celebrating, the preparation and the announcement of the mission of Luca Parmitano to the space station, which is coming up in the near future. I'm not sure whether I'm allowed to mention the date, but it's a very auspicious date when Luca will fly to the space station. So I'm very glad to welcome, obviously, Luca Parmitano, who is our astronaut, and he knows the place extremely well. We also had Luca here with some of his colleagues a few months ago when he unveiled the Beyond mission symbol, which was a very, very nice and a very warm event. I'm also very happy, of course, to welcome Jan Werner, my Director General, who just flew in, landed, and immediately came here and rushed here to this place. He's a very, very busy man, so really welcome Jan. Of course, I also would like to welcome Giorgio Saccoccia, the new president of ASI, new president since a very few days, and it's your first official event here in Esrin. So really a very warm welcome, and very glad that you have been nominated, and we will have many talks, many cooperations together, and I'm really looking forward to our first formal interactions beyond the events today, but also on Monday. And of course, my colleague Dave Parker, who is the director in charge of exploration and therefore also in charge of organizing this event here. So Esrin is a place, as you know, which is well known. It's the southernmost establishment of ESA. It's a very dynamic place. We have a lot of visitors coming here, but also we have many activities, and Esrin really represents United Space in Europe, which is a very important slogan designed by our Director General, which you certainly have heard, but which will also be our leading theme for the ministerial conference. And it is United Space in Europe because we are having many disciplines and many activities here in Esrin. We have Earth Observation. It is also sometimes known as the Center for Earth Observation. About two-thirds of the activities are related to Earth Observation. But we also have launches, very important activity through the Vega program. The Vega project team is hosted here in Esrin. Also very successful, the Vega launches have been really exemplary and have been transporting many of our Earth observation satellites, but also other satellites into orbit. But we also have our other colleague from the Operations Directorate here represented through the NEO activities and some other activities from other directorates dealing with IPL, which stands for Industry, Procurement and Legal Services, and Human Resources, Infrastructure and Facilities, which also is hosted here in Esrin. So you see, we are a little cosmos of space. We have many activities of space here, a little united space in Europe. I don't want to spend much more time introducing and welcoming because the highlights are yet to come, and I'm very glad to hand over to my Director General, Jan Werner, who will give a short introduction. Thank you very much. Okay, good morning everybody, and I have to apologize. I'm German nationality, also a European. There is some prejudice that we are always on time, and today I was not on time. It was me who was late, and even worse, it was a German aircraft carrier, so it was a double fault of Germany. But I'm very glad to be here to celebrate, and therefore I took this jacket because, of course, I'm already prepared. Now you saw it, now I can pull it off again. It was just that you see it. Okay, Luca's second flight. I hope it's not only for him an inspiring and impressive mission, but also for all of us. And what we are trying to do is, of course, this is part of our overall narrative, exploration, science. This is at the core of ESA. And of course, we are also doing safety and security, but also applications. We are here in Esrin, where the applications, especially the Earth observation, is really strong. Navigation, telecommunication, and we are developing new launchers.
Unfortunately, so far we are not producing or developing launchers to transport humans. That would be a next step. But today we are talking about exploration. Exploration is a nice word, but at least there are two questions, if not even more. One is why to go, and the other, where to go. And some people believe there is Mars as the ultimate goal. I think humans will never have an ultimate goal because they are always going further and farther, both further and farther. So how to say, why are we doing it? Of course, I'm a civil engineer. I have my clear understanding. There are some philosophers who put it in different words. We will not cease from exploration until we come back to where we came from and see the place for the first time. I don't understand it, but it's a nice word. And therefore, I'm quoting this one. And there is another one, and this is Stephen Hawking, who said humanity may have less than 600 years to leave Earth. I must say that I don't like this quote so much, because that would mean if we destroyed our Earth, finally we can leave, we can find another place. So I think we better take care of all these challenges we are aware of: climate change, migration, mobility, communication, energy, shortage of resources, demographic development, conflicts and catastrophes, health, but also, and this is the strongest driver of humankind, curiosity. Curiosity is what is driving us. Sometimes politicians are asking, why curiosity, why curiosity? But if they look around, all what you have around you is coming as the output of curiosity. Otherwise, we would still be in some caves. So therefore, we are giving with space, we give information, we are doing communication in different ways: science, technology, education, and inspiration. And the exploration of ESA is based on three main destinations: low Earth orbit, Moon, and Mars. And the first destination is low Earth orbit, the International Space Station. Already an international partnership, which is, I think, especially at these times, of big importance. And why are we going there? Because we are doing, or you are doing there, research. The research in very many fields: research for material science, research for human, for medicine, also Earth observation from the space station can be done. But also, we are not having there only instruments, we have there humans. And when the humans look back to the Earth and tell us what they are seeing, that's for me even more impressive than just a nice picture. So they can put some emotions in the pictures. And this is Samantha Cristoforetti, another European astronaut with an Italian passport. And she showed this picture, and this picture is full of clear messages. Number one is, it shows the Earth. It shows the thin atmosphere of the Earth, so raising awareness. It shows the Moon over there, a good destination for the next time. And it shows also, when she came back, that she loves our Earth. She is smelling whatever it is. I asked some biologists, but nobody could tell me whether it's something very special, whether it's a flower or I don't know. But anyhow, her face is saying, I'm so happy to be back. And this is a good message. So we don't want to go away from the Earth. We don't want to colonize Moon, Mars, or whatever. We want to go there again and stay there for a longer period, but not forever. We would like to maintain our Earth. And this comes back to what Josef was saying already: united space in Europe, united Europe in space. This is something we really can deliver from space because, for instance, our astronauts, they are European astronauts. And I repeat again, Luca was selected out of 8,413 applicants. 8,413. And each and every one of these applicants had already to deliver a medical examination result. So it's not just one guy we selected, nice guy, we take him. He is nice, and we took him. But that was not the reason. He was within a competition. He was finally selected as one of six astronauts of different nationalities. So why are we doing this? Of course, we are doing it because of this research aspect, because of raising awareness. But there is an additional point. And this was, for me, a very traumatic experience. 2014, the Crimea conflict started. The conflict between Russia and Ukraine first, but then, of course, also Europe and Russia developed some, let's say, difficult times. Sanctions and all of this happened. And still, it's possible to send humans together in space from different nationalities. Here, Luca's first flight with a Russian colleague, with an American colleague. So this picture for me shows it is possible.
Yes, we have problems on Earth, but the good thing is space is above all of these issues. We are flying really above borders, and therefore it's nice. And Luca had an excellent performance. I will not go now into detail with water in your helmet. This is a different story, but you were also that challenge you really tackled and successfully. But also when he came back, he was seen to be a very responsible and reliable person. So when, I think it was the EVA of Thomas Pesquet, you were on ground, and this shows also that the Americans, as NASA, is trusting ESA and the selection of astronauts, and especially in this case, Luca, because he was responsible to make all the communications from ground to help Thomas outside the space station. So all of this is nice, but it is the past. It is the past, as also 50 years ago, the first man on the moon. All what I was talking so far is the past. What to do now? For me, it's clear. Value the past, but be prepared for the future. We cannot prepare directly the future because we don't know what the future will be. But we can prepare ourselves for the future. And we can try, for instance, also with our Space 19 Plus, to give some proposals which might be solutions and possible preparations for the future. And that means let's go, and let's go to other destinations as well, and maybe also to these destinations in a more global sense. And how we are doing it? Number one, with this guy. That's clear. So this is a picture I like most, I have to say, Luca. This one is the more formal one, but the other one has more emotions. And where to go? Now, this time you go to the International Space Station, but I'm looking forward that you also try to be an astronaut for further destinations together with the Americans to fly to our neighbor, the moon. Now, all of this is done, and we are convinced that all of this is right, but what do people believe about it? We ask them. We ask people around Europe, what do you think about space? And especially we ask them, how much money do you pay for space? And it's interesting what the Europeans answered. They said, in average, 245 euro per citizen and year. Now for British, it's recalculated from pound to euros, of course. The Germans believe it's a little bit more expensive, 284. Maybe it's a lack of good communication over there, I don't know. But anyhow, you see, it's not big difference. In average, 245 euros per citizen and year. Is that the right number? Is it really how much it costs? And how much does human spaceflight cost for Europeans? That's the next question. So, if you look to ESA and compare it with NASA, ESA, the whole ESA cost is about 10 euros per citizen and year. If you add all the other space activities, ASI, DLR, etc., you come to the double amount, European Commission. But ESA itself, about 10 euros per citizen and year. And human spaceflight? 1 euro. So who of you is not ready to pay 1 euro per year to have Luca really going to space? That's a very simple question. I think nobody, I say really nobody in Europe, is calculating his yearly amount with an accuracy of 1 euro. So therefore, it's for nothing. But it's benefit. It's benefit. It's a lot of benefit. We are expanding the frontiers of knowledge. Space is an infrastructure for daily use. It is a source for resources of different types. It is assisting politicians to make the right decisions. It is enabling also entrepreneurship. And as I said, it is bridging earthly crisis and informing to raise awareness. Remember the picture of Samantha. 1 euro invested in space creates at least 6 euros back in economic return. But even there, even beyond all this number crunching, there is something more, because space can fascinate people. And fascination is a good basis to be inspired. And if you are inspired, the next step is you are motivated to do something better for our world. And with that, I thank you very much, Luca, that you are ready to fly again. And I will be there and give you the last kick. Thank you very much. Prova, eccoci, eccoci.
Thank you, Mr. Werner. Thank you, Mr. Aschbacher. Ringrazio entrambi i direttore generale e direttore di ESA per le loro presentazioni, che hanno reso completamente inutile la mia presenza qui sul palco, ovviamente. Però prima di proseguire, di dare la parola ai prossimi relatori e infine di lasciare spazio al nostro Luca Parmitano per le sue considerazioni sulla sua prossima missione, avevamo preparato un video che vorremmo mostrarvi, farvi vedere. Pregherei la regia di agevolarlo. When we think about the space station, we know that it's anchored at 400 kilometers around Earth. And we think that what we are doing is connected to science, space, and technology, but for what? It's not just for us, it's not just for the astronauts or for the sake of the International Space Station program. I wanted to look at something different, and to get inspiration, I looked at what my classmates did about their missions. So Thomas Pesquet named his mission Proxima, which means near. And then about a year later, Alex Gerst chose Horizon. And I saw a path. I saw a path from something near, looking towards something that already gets farther, but is still within our visual limits of what we can see. And then it dawned on me that it's a path. What we do on the space station is not just for the astronauts, it's not just for the ISS program, it's for everybody. It's for Earth, it's for humanity, and it's the only path for us to learn what we need in terms of science and technology to go beyond. Questo video voleva introdurre la conferenza stampa a cui siete presenti, che è l'ultimo momento di incontro pubblico con l'astronauta europeo Luca Parmitano, che il 20 luglio partirà per la sua seconda missione a bordo della ISS, che come abbiamo visto ha il nome Beyond. Io mi presento, sono Matteo Massicci, ripeto a questo punto la mia presenza è inutile, ma vabbè, visto che ci siamo vi dico come mi chiamo e cosa faccio. Avrò il compito e l'onore di moderare quello che verrà i prossimi passi di questa conferenza stampa. Vi voglio dare anche il benvenuto ovviamente da parte mia, mostrarvi la mia gratitudine per essere qui e per essere così numerosi. Questo fatto vuol dire, anche considerato che oggi è sabato, che Luca è seguitissimo e amatissimo sia dai giornali che dai rappresentanti dei media, ma non solo, perché ci sono anche persone esterne. Bando agli indugi, io lascerei la parola al nostro prossimo relatore, che chiamerei gentilmente sul palco, Giorgio Saccocci, nuovo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Prego. Buongiorno a tutti. Sì, sono Giorgio Saccocci, sono il nuovo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana da una settimana circa. Quale occasione migliore per cominciare un evento pubblico per celebrare Luca, astronauta italiano, secondo volo. Vola questa volta per conto dell'Agenzia Spaziale Europea, in un volo dell'Agenzia Spaziale Europea. Voglio spiegarla questa cosa. L'Italia ha una situazione particolare per quanto riguarda l'accesso degli astronauti
alla stazione spaziale. Lo facciamo ovviamente attraverso la nostra partecipazione all'ESA. I nostri astronauti fanno parte del corpo dell'Agenzia Spaziale Europea, ma abbiamo anche una situazione che ci permette di accedere direttamente come Italia ai voli alla stazione spaziale, perché forse non tutti sanno che circa il 50% dei moduli, del volume pressurizzato, insomma, dove gli astronauti possono vivere sulla stazione spaziale, è stato prodotto dall'Italia direttamente, fornito ai partner della stazione spaziale internazionale. In cambio di questo l'Italia ottiene direttamente una serie di opportunità, tra cui il fatto di poter far volare i nostri astronauti al di fuori dello schema attraverso l'ESA. Quindi il primo volo che Luca fece anni fa è stato all'interno di questo schema. Questa volta invece è ESA che ci offre questa opportunità. A me piace tantissimo questa cosa. Italia, Europa. Io personalmente vengo dall'Agenzia Spaziale Europea e adesso ho l'opportunità di trasferire questa mia esperienza direttamente per il nostro paese. Luca vola la seconda volta in un momento straordinario, 50 anni dopo lo sbarco sulla Luna. Quale momento migliore per me per poter prendere questa nuova funzione? Avevo 6 anni quella notte e la ricordo benissimo, ero con mia mamma di fronte alla televisione con miliardi di altre persone a guardare lo sbarco sulla Luna. Il volo di Luca arriva in questo momento importante perché si preparano i prossimi passi del mondo per tornare probabilmente sulla Luna e poi fare i passi successivi verso altri pianeti. Il contributo che ogni esperienza che venga fatta nello spazio è fondamentale per questi passi che dovranno essere fatti. Prenderemo decisioni importanti su come contribuire, probabilmente Dave ne parlerà, Dave Parker, di cosa sta per essere fatto per poter preparare questi passi successivi. L'Italia ha una funzione essenziale in questo, perché l'esplorazione spaziale fa parte del tessuto industriale della ricerca del nostro paese. Siamo in condizione di contribuire in maniera forte a qualunque iniziativa avvenga in questa direzione, sia, ripeto, come partner importante dei programmi europei che come contribuente diretto. Questo volo specifico, nel volo di Luca, l'Italia partecipa, oltre al fornendo il nostro astronauta, anche con una serie di esperimenti importanti. Ci saranno 6 esperimenti italiani che Luca gestirà, che io se ne parlerà un po' più in dettaglio dopo, ma ci tengo a precisare che questi esperimenti sono il risultato di un'importante collaborazione tra università, enti di ricerca e industria italiana. Non è una cosa ovvia, bisogna soffermarsi a pensare a questo, come sia essenziale la collaborazione quando si parla di spazio. Questa è una funzione importante che ovviamente l'Agenzia Spaziale Italiana fa ogni giorno, come aggregatore di quella che è la capacità italiana in tutti i settori. Questi esperimenti appunto verranno condotti da Luca, forniranno risultati importanti per preparare i passi successivi di cui parlavo prima. Ci sono esperimenti c'è un esperimento per esempio che ci permette di studiare come proteggere i nostri astronauti in futuro dalle radiazioni che sono ovviamente dannose, per preparare per quelli che potranno essere permanenze a lungo durante viaggi di lunga durata. Quindi c'è tantissimo che ci tornerà indietro dal volo di Luca e qualcosa di molto importante sarà anche il fatto che Luca sarà il primo astronauta italiano che per una parte della sua missione sarà il comandante della stazione spaziale. Provate a immaginare che orgoglio per il nostro paese e che esperienza lui potrà trasferirci una volta tornato, di cosa voglia dire gestire il lavoro degli astronauti su una macchina così complessa, un sistema così complesso come può essere la Stazione Spaziale Internazionale. Penso che Luca avrai così tanto da raccontarci al rientro, a livello sia di esperienza professionale, ma anche a livello, immagino, di tua esperienza personale, intima, di cosa sia lavorare nello spazio, per preparare i passi successivi di tutta l'umanità. Lo spazio è molto più vicino. Abbiamo parlato subito prima dell'inizio di questo evento, lo spazio diventa anche
un ambiente per opportunità commerciali. Chiedevo a Luca di provare a notare tra il suo primo volo e questo, dopo 6 anni, se ci sono dei cambiamenti nel quotidiano della stazione spaziale dovuti al fatto che ci sono interlocutori che non vengono dal mondo istituzionale, dalla preparazione particolare della gestione della stazione, ma dal mondo commerciale quotidiano che cerca opportunità nello spazio. Quindi sarà molto interessante il tuo ritorno su questo. Volevo concludere quindi questo mio intervento ringraziando di nuovo l'Agenzia Spaziale Europea per l'opportunità che stiamo avendo di far volare la seconda volta Luca, ringraziare tutti i collaboratori dell'Agenzia Spaziale Italiana per il lavoro quotidiano che viene fatto per preparare queste opportunità e il volo dei nostri astronauti, tutta l'industria e la ricerca italiana che contribuisce a questo, l'aeronautica militare che ha formato Luca fin dai suoi primi passi per permettere di avere dei astronauti così qualificati. E sarà interessante chiacchierare al tuo rientro per capire qual è la tua esperienza. Grazie a tutti. Grazie mille Presidente, e passiamo subito al prossimo intervento, anche perché siamo leggermente in ritardo. Nel prossimo intervento ci occuperemo di esplorazione umana e robotica in vista del ruolo di questi due aspetti in vista della prossima ministeriale Space 90+. Quindi inviterei sul palco il nostro prossimo ospite, Mr. David Parker, direttore dell'Agenzia Spaziale Europea per l'esplorazione umana e robotica. I'd like to invite Mr. Parker on the stage for the next presentation. Thank you. Thank you very much, and good morning to you, Luca. You're about to embark on an exciting journey, a journey that will take you from here to Moscow Star City, to Kazakhstan, a wild ride to the space station. What I want to do is take a few minutes to talk about a different journey or show how Luca's journey is part of a bigger picture, which is our next steps in exploration here in Europe. To be no doubt, Luca is an explorer in a great tradition, a tradition of explorers of Europe that can take us, based on the history of the past, into the future, a more exciting and enlightened future, I think. This is good news and not fake news. What is also not fake is that we are entering a new era of space exploration where announcements are being made almost every day, and this year is essential for Europe. Decisions are to be made by our ministers that will meet together at the end of this year in Seville to make decisions about the future of exploration. And the question is, what is Europe's role? Exploration, as the Director General has already said, is a really important part of what ESA does, uniquely among space activities. It's about the combination of curiosity and opportunity, the curiosity to venture out into the unknown, but the opportunity to bring back knowledge, skills, capabilities that are really relevant back here on Earth. Every euro we spend is spent here on Earth, and it's multiplied by the knowledge that comes back from our explorers, both robotic and human. Our exploration strategy is on these three destinations of low Earth orbit, Moon and Mars. Low Earth orbit, where the space station is, humans have been living and working there now for nearly 20 years. The Moon has enormous scientific potential, but also the possibility to use the material of the Moon to support our exploration, to go further, to keep moving out. The red planet Mars has massive scientific potential. I see it as the horizon goal for exploration, which means I can see it, but I can't get there yet. Beyond the horizon, there are even more exciting destinations. And exploration without science is just tourism, but it's much more than just science, it's also the innovation, the technology we bring back here. It's about working together globally. Everything we do is projecting Europe onto a global scale. We're working in international cooperation. And people like Luca are the inspiration for the next generation. It's something unique. The space station itself, we've been living and working there now for nearly 20 years, and it's delivered back to us. There are too many numbers on this slide, but just focus on the thousands of teachers that have been trained per year to use education materials based on space.
to inspire the next generation, let alone the millions of Facebook followers that the astronauts have collected and follow their daily activities. I think maybe the ISS deserves a Nobel Peace Prize. Although US-led, it's brought the world together, and all the different pieces put together above our heads, 400 kilometers. And we're going to carry on living and working there for, in my view, another decade. There's a lot more we can use and do with the space station. But we also want to go forward to the moon. The moon, think of it as the Earth's eighth continent. We've hardly explored it. It's been untroubled by humans for nearly 50 years. It's silently waiting our return. Back when the Apollo astronauts went there, we hardly knew what we now suspect, that there are hundreds, thousands, millions of tons of water that may be there that can support our exploration. So our exploration is a partnership of robots and humans. We're going there with robots, first of all, to see whether we can scratch the surface, actually with an Italian-built drill, to get below the surface and see whether we can find the water. It's a step towards the human exploration. NASA's Orion spaceship depends on European technology. Europe is at the heart of the next phase of human exploration going forward to the moon with the Orion spaceship. Again, Italian industry has been essential in building Orion and contributing towards this vision. In the end of the next year, the first flight will occur. A couple of years later, the first mission back to the moon, around the moon with a crewed version of Orion. And where will the astronauts go? Well, they're heading towards the surface of the moon. The next step is to build the Lunar Gateway, a kind of spaceport, preparing to go to the surface of the moon, but also a research base permanently there at the moon, our human outpost, 1,000 times further out in space than we are today on the space station. So it's an exciting vision. It's the opportunity to reach back down to the surface of the moon with our humans and with our robots. And one of the experiments Luca will do is how we control robots on the surface of another planet from orbit. It's an enormous technical challenge, but it also shows us how the humans and robots will work together. And this combination will allow us to build a vision for a sustainable exploration of the moon that goes into the future. But we don't want to finish there. We're already at the red planet. We have the most powerful scientific tool there today with ExoMars, and I'd like to appreciate the support of Italy over many years in leading the ExoMars mission. It's now returning the scientific dividend. The benefits, the knowledge we're gaining, the first scientific papers being published with extraordinary results. And we go forward then to land on the surface of the Mars with our rover to dig below the surface again to seek the signs of past or present life. And that will allow us to then maybe make the first round trip to the red planet. All of these possibilities form our vision for space exploration for the next decade. It's an exciting prospect. And if we do all of these things, there will be an astronaut that will step onto the surface of Mars. And that will be something to look forward to. So you can see how Luca's journey, his personal journey, is part of a bigger picture, something that we see Europe can be part of. It's not just something we should watch on TV, it's something we should be a part of. And this is the critical decisions that face us for the ministerial at the end of this year. So thank you, Luca, for what you're doing. Have a great voyage, and good luck for the future. Thank you Mrs. Parker. Ok, darei subito la parola alla nostra ultima ospite che presenterà ovviamente, ci darà una panoramica su quello, sugli esperimenti scientifici che Luca porterà sulla ISS, un aspetto molto importante ovviamente della missione stessa. Quindi io darei la parola alla nostra prossima relatrice, Kirsten MacDonald, please, Kirsten MacDonald, as a utilization planning team leader. Good morning, everyone. I'm working at ESTEC, and we are actually following all of the ESA experiments that are taking place on the space station, and many of them are ongoing. Some of them are one time only. Some of them are human physiology that require
definitely multiple subjects that we can assess all of the data. And for every space flight mission of all of the USOS astronauts, we try to make a good selection of experiments to have a full complement that contains science from human research, biology, fluid physics, material science, environmental science, radiation, and even technology demonstrators and education. So there's a broad mix of different activities that Luca will perform. And as you can see here, it's even quite a substantial amount of activities. These are only the ESA experiments. So on top of the time that Luca spends when he's sleeping, he's eating, he's exercising, he's fixing things on orbit, we have some amount of time to actually perform science. And we're having more and more of it. Now that the space station is fully built, running well, we are in a situation where we're able to exploit as much as possible for utilization and to have quite a substantial amount of science. What I've highlighted here, the yellow activities are our newer payloads that we have ongoing on the space station. We're also collaborating with ASI. Some payloads have been developed by ASI and ESA's flying them as national contributions. We have a continuation in the orange section of technology demonstrators. Our first commercial payload ice cubes will have additional cubes during the Luca Parmitano mission. We will also be preparing for the Bartolomeo platform that will be launched just after Luca leaves the space station. So in preparation for that, he'll be installing some cabling for this external commercial payload as well. From this whole sample, and I know the main event is Luca here, so I will just take a small selection of all of these experiments and tell you a little bit about them. Firstly, for the human research, one thing that's really interesting is that Luca has actually already started some of these experiments. So if you can imagine a scientist wanting to study how the human body performs on orbit, how microgravity impacts some of the systems of the human body, firstly, you would also want to have a baseline data collection. So you would like to see how he's already performing before his flight. So these have actually already been ongoing, and he has more of them even next week to perform. And then once he's on orbit, what's really interesting is how is the body reacting in the early days on orbit throughout his mission. So you can see that there's several activities that are repeated throughout the mission, sometimes monthly, sometimes halfway, and then just prior to return, there's another set of activities. And then finally, once he returns on Earth, it's not over. We still want to see how the body recovers so that all of this data can be compared. Looking at biology, I chose the experiment BioRock because the hardware was developed here in Italy. This BioRock experiment will investigate the growth of biofilms and their ability to extract nutrients, and this can be quite economically interesting. The experiment uses the cubic centrifuge, and if you imagine the film that you sometimes see on a rainy day if you're walking through the woods, the film that you see on the rock, that has microbiome in there, and that's essentially how life on other planets, or if we were going to colonize other planets, it gives us an understanding of those early development for growing future colonies, etc. The experiment will contribute to our understanding of how the microbes form biomes, and we would be really interesting to see how they perform in different gravity conditions. So what's interesting is that in the cubic facility, there is a centrifuge that allows us to perform the experiment under microgravity conditions, under Earth-like conditions, and even Martian conditions. And as we perform this experiment on orbit, there will actually be one being performed simultaneously on the ground as well to compare all the results. Another experiment is called GRASP. When you're unbound by a traditional up or down, an ESA astronaut needs to get a handle on how microgravity affects their ability to grab and manipulate objects in space. So when you grab an object, you have different cues. Some are visual, even audio. If you're seeing impaired, you're using that as well. You know how far away it might be, if you hear the bounce of a ball, etc. But another aspect is
gravity. And this investigation may even help to treat disorders like vertigo or dizziness, balance, and spatial orientation. So what Luca will do is use a virtual reality headset and look inside an image, and the computer you see on the laptop, that's the view he sees, and it looks like a tunnel, essentially, and he will try to grab things, essentially, using the virtual reality. And with that, we will have a better understanding of how astronauts are adapting in space to these conditions, and how the central nervous system also adapts to that. And linked to this grasp experiment is also the grip experiment. When someone is trying to pick something up, by nature, when you have to lift something, you're actually executing more force on the object just to lift it than when you put it down. But again, what happens when there's no up and down? How much are you gripping objects? This will help us understand how the central nervous system functions, and even help us with further exploration when we look at even robotics, etc. And finally, the Analog One experiment. This is part of an experiment that's been done under the whole Materon project. And it's aimed to assess the efficiency and effectiveness of a highly intuitive robot. And this in this case, Luca will actually be able to operate a rover to scout terrain in a Mars-like environment in Lanzarote, Spain. So this has been done in the past under a more controlled environment, and now it's the first time that this robot will be brought outside in this Mars-like environment, and where he'll be able to actually do some sampling, rock sampling as well, under this Pangaea mission that Luca's already started training for. So this will allow us to explore distant planets when you have a hostile environment, and firstly you would like to send a robot first, in order to explore the environment and bring back samples, and then later, of course, we hope to have the astronauts themselves on the surfaces of these foreign planets. But as a first start, this activity will also be a combination of using video, audio cues, and even force feedback cues with a delay of 1 second to see how we can perform these robotic activities and sampling. So I just thought these were extremely interesting activities as part of Luca's mission. As you saw on the earlier slides, there's quite a lot to talk about. I think you're all looking forward to seeing, to hearing from Luca now, but I'd be happy to talk to you in further detail about other experiments if you'd like afterwards. And Luca, un in bocca al lupo. thank you, Ms. McDonald. Prima di passare al momento clou della giornata e dare lo spazio al nostro ospite principale, protagonista di tutta questa giornata, di tutto questo evento, mi chiedono di fare una comunicazione di servizio, ovvero di riferirvi che i direttori sono disponibili per delle interviste uno a uno, eventualmente, e di fare riferimento per le richieste a Valeria Andreoni dell'Agenzia Spaziale Europea. E, prego. Grazie e benvenuti. Prima di iniziare dico giusto due parole in inglese e poi comunque tradurrò in italiano. Just a couple of things. The first one is that Ian, you said that today I'm the main character here, the protagonist. And I know you're my boss, but I have to disagree. Because I disagree today, the protagonist is space. You're not here for me. Nobody wants to see a bald guy with a goatee. There are thousands of bald guys with a goatee in the world, and most of them are way better looking than I am, but space is what attracted you here. Space is fascinating. Space has a power of inspiration. It is unique, and that's why you're here. So that's what I would like to say. The other person I'd like to disagree today with is my other boss, Dave. You actually, at the end of your wonderful presentation, you said, thank you, Luca, for flying our mission. It's the other way around. Thank you, Dave. Thank you, Ian. But most of all, thank you guys for letting me have this amazing privilege
of flying to space, to be part of such an amazing, amazing exploration and technology development. Thank you for letting me be part of the most amazing trip that humanity has ever taken. And it's a privilege. It is a privilege. We are aware that it's a privilege. We have to pay back as astronauts our privilege back to you for what you let us do. So sorry for disagreeing with you guys. I'm done with the disagreement. Everything else was so inspirational. Thank you very much for giving something to think about in the next couple of minutes. Grazie. Quello che ho detto prima, velocemente in italiano, è che nonostante loro siano i miei capi diretti, Dave per la parte di esplorazione robotica umana e Ian per la parte generale, è che oggi non sono io il protagonista è lo spazio e la sua capacità di attrarre attenzione, di affascinarci, perché io sono un pelato col pizzetto come ce ne sono migliaia di altri, tutti molto più belli di me e più affascinanti, ma voi siete qui per lo spazio, non per me. È la seconda quando Dave mi ha ringraziato per questo viaggio e al contrario, sono io che ringrazio Dave, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea per permettermi di fare questi viaggi, permettermi di essere parte del viaggio più bello, più affascinante e più importante dell'umanità verso l'esplorazione. Ho detto tutto, mi siedo? Quanto sei modesto. Allora, che dobbiamo fare? Non lo so, fai tu, sei tu il capo qui su questo palco. Beh, più o meno hanno offerto una bella panoramica, i tuoi boss, i tuoi colleghi, su quello che andrai a fare, sul futuro dello spazio europeo. E, ovviamente i giornalisti qui presenti vorranno sapere qualcosa su come ti sei preparato e su quello che andrà a fare sulla ISS. In primis io ti voglio dire che stai proprio in forma. E penso che questo sia dovuto al fatto che tu ti sia allenato tantissimo, quindi la mia prima domanda è: hai finito di allenarti? Hai finito l'addestramento per andare? No, un astronauta non smette mai di addestrarsi, né a terra né fra un viaggio e l'altro, né fra un volo e l'altro, e in realtà neanche a bordo della stazione si smette mai di allenarsi. Adesso sono qui in Italia e ieri ho effettuato un'attività che, sebbene non sia puramente addestrativa, è unica e molto importante per me. Grazie all'aeronautica militare che vedo qui rappresentata dai miei colleghi in divisa azzurra. Ieri ho volato di nuovo su una macchina performante dopo tanti anni, è una forma di addestramento anche quella, fisica, mentale, di riflessi, ma la settimana prossima tornerò a Colonia al Centro Astronautico Europeo per la parte finale del mio addestramento per la qualifica di specialista sul nostro laboratorio, il Columbus dell'Agenzia Spaziale Europea, e per la parte di, come diceva la collega, la parte di BDC, Baseline Data Collection, sugli esperimenti europei e italiani dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'Università di Tor Vergata e dell'INAF. E infine, dopo ritornerò a Houston per altre due settimane, addestramento finale davvero per la parte americana e per la parte di attività extraveicolare. E dopodiché inizierà una parte di addestramento estremamente intenso che al GCTC, al Gagarin Space Center di Star City in Russia, per la qualifica del mio equipaggio come pronti al volo, sia sulla parte Soyuz che sulla parte del segmento russo. E infine ancora continuerà durante la quarantena in Kazakhstan, a Baikonur, con il refreshment di alcune delle fasi del volo, del lancio e del rientro, e poi a bordo, dove non smettiamo mai di addestrarci, sia fisicamente, circa 2 ore al giorno addestramento fisico, e in più tutto l'aspetto di manutenzione delle nostre capacità operative, sia in emergenza che in attività extraveicolare, attività robotica e così via, durante tutta la permanenza in orbita, circa 200 giorni, qualcosa di più di 200 giorni nella prossima missione. Puoi anticipare qualcosa su quello che, a parte, sappiamo che ovviamente durante la parte finale della tua missione assumerai il ruolo di comandante della ISS, che è già un grande risultato. Anticiparci qualcosa di quello che farai in anteprima sulla ISS? Di anteprima c'è poco, perché abbiamo già parlato a lungo. Questa pochi mesi fa ero qui a parlare della missione Beyond per presentarne un po' il simbolo, ma anche parlare un po' di quello che avremmo fatto. 6 mesi fa dicevo, nel mio lavoro l'unica cosa certa è che tutto cambia, e questa è ancora una certezza, che tutto cambia, per cui
è difficile dire oggi con certezza quali saranno le cose che avverranno a bordo. Sicuramente avremo tanta manutenzione da fare, perché la stazione ha 20 anni, dovrà restare in orbita, spero, altri 20 anni, per cui continuiamo a fare manutenzione, a innovarla, a cambiarla, a trasformarla, a migliorarla. Faremo tantissima scienza. La collega ne ha presentato un po' della scienza che avremo a bordo. In realtà la parte di esperimenti che avete visto riguardano solo esclusivamente la parte italiana e europea, li avete visti evidenziati, ma a bordo della Stazione Spaziale Internazionale durante un incremento abbiamo sempre dai 250 ai 300 esperimenti che vanno avanti, alcuni in maniera automatica, semplicemente con installazione, con lunga durata, ma altri che inizieranno con il nostro incremento o verranno effettuati a bordo durante il mio incremento, per cui in 10 minuti sarebbe veramente difficile parlarvi di tutti questi esperimenti, ma sappiate che c'è tantissima sperimentazione su aspetti farmaceutici, come migliorare la performance o trovare farmaci che possano aiutarci creandoli in orbita dove le condizioni di microgravità permettono la cristallizzazione perfetta senza effetti gravitazionali, senza eliminando l'accelerazione di gravità. C'è moltissimo lavoro sui materiali, scienza dei materiali, ingegneria dei materiali, molto lavoro sulla combustione per cercare di trovare combustibili che migliorino la qualità finale della combustione con meno con gas di scarico, che siano sempre meno nocivi. Una continuazione di un esperimento, se vi ricordate, dell'Agenzia Spaziale Italiana che ho effettuato molti anni fa, adesso continuano gli esperimenti sempre sulla combustione. Per cui osservazione terrestre, e poi sempre per parlare di scienza, io divido sempre gli esperimenti che facciamo a bordo in tre parti: una parte di scienza che serve a noi, alle agenzie spaziali, per cercare di migliorare e pavimentare la strada per andare ancora più lontano, perché sappiate che sebbene i film di fantascienza ci abbiano portato al di là dei viaggi interstellari, non abbiamo ancora le conoscenze. Non ci siamo arrivati, Interstellar è ancora fantascienza, bellissimo, affascinante, ma è oggi fantascienza. Noi sogniamo che diventi realtà, ma per poterlo fare dobbiamo studiare, serve studio, serve scienza, conoscenza, è quello che facciamo oggi a bordo. E la scienza che sembra così lontana dalle applicazioni terrestri, che poi in realtà hanno sempre una presenza nella nostra scienza, serviranno proprio per aprirci la strada e andare più lontano. Poi c'è un secondo tipo di scienza più mirata proprio alle applicazioni terrestri, hanno applicazioni sicuramente spaziali ma terrestri, come appunto la scienza farmaceutica, gli esperimenti di cui abbiamo anche parlato con aspetti neurovestibolari, dove a bordo siamo in grado di separare completamente gli input al nostro cervello, che è un integratore incredibile, è talmente complesso che sulla Terra distinguere tra i segnali dei vari sensori, i segnali propriocettici, i sensori neurovestibolari dell'equilibrio che si interfacciano con la vista, con l'udito, con il corpo, è talmente complesso che è impossibile separarli. A bordo della stazione abbiamo un ambiente unico che ci permette di eliminare parti di questi sensori e quindi di fare un decoupling, si dice così, della ricezione neurosensoriale. Potremmo aiutare, una volta compresi questi meccanismi, la gente sulla Terra che ha difetti neurovestibolari, e quindi poter immaginare anche applicazioni nel campo della medicina, di come il cervello interpreta i segnali delle mani per chi ha perduto l'utilizzo dei propri organi. Quindi scienza off the earth for the earth, fuori dalla Terra per la Terra. E poi c'è un terzo gruppo di scienza che è altrettanto importante, è la scienza per la conoscenza, sapere, perché noi vogliamo conoscere, vogliamo comprendere l'universo, questo universo, non sappiamo se ce ne sono altri, ma questo universo sappiamo che esiste, è la nostra realtà, non conosciamo come funziona, non conosciamo come è nato, non conosciamo dove finisce, non sappiamo qual è la sua massa o abbiamo calcolato la sua massa ma non capiamo dov'è. Esiste un esperimento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, AMS, all'Alpha Magnetic Spectrometer, lo spettrometro alfa magnetico, è il più grande esperimento, il più importante esperimento esistente di astrofisica per comprendere la natura del nostro universo. È ancora a bordo, ha dato dei dati straordinari negli ultimi 5 anni, vogliamo che continui a funzionare e dobbiamo effettuare le riparazioni per ottenere ancora più dati. In questo momento
deve essere, bisogna fare la manutenzione straordinaria per permettergli appunto di continuare a lavorare. Era stato previsto per una certa durata, ma la stazione continuerà a volare. Vogliamo che EMS continui a volare, per cui dobbiamo ripararlo. Ci tengo a parlarlo perché è un esperimento universale, nel senso che parla dell'universo, ma è stato disegnato da un premio Nobel cinoamericano, Mr. Ting, ma con molta cooperazione europea, italiana in particolare. L'ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, è uno dei co-disegnatori. È stato portato in orbita da un collega italiano, Roberto Vittori, doppio collega, perché anche lui pilota, sperimentatore dell'aeronautica militare, quindi ci conosciamo da tanto tempo, l'ha portato in orbita, lo ha installato, continua a funzionare, vogliamo che continui a funzionare ancora a lungo, effetteremo tutta una serie di attività molto particolari per potergli permettere di darci ancora più conoscenza nel futuro. Hai fatto un bel giro intorno, ma quello che vogliono sapere loro... le farai tu quelle riparazioni sullo strumento? Quindi sono previste attività extraveicolari? Allora, metto le mani avanti perché da buon siciliano, dicendo che come sempre tutto cambia nel nostro lavoro, per cui è vero che come equipaggio, non è uno scoop, è qualcosa che per il quale ci stiamo preparando, come equipaggio io e il collega Andrew Morgan, il colonnello Drew Morgan della NASA, siamo l'equipaggio che si è addestrato per effettuare queste riparazioni. Sono riparazioni in attività extraveicolare, quindi per chi non è familiare con il termine, per le con passeggiate spaziali. Sarà una serie di attività extraveicolari. Quello che posso dire è che negli ultimi 10 anni di mio lavoro da astronauta, ma in realtà anche guardando indietro nel tempo, non ho mai visto, e credo che tutti siano concordi nel dirlo, una serie di attività extraveicolari più complesse di quelle che verranno effettuate per EMS. Spero che sia il mio equipaggio a effettuarle, perché tutto questo avvenga durante la mia spedizione. Devono mettersi in linea un po' di cose, un po' come nei film in cui si vedono i pianeti che si allineano. Anche per noi deve succedere. Abbiamo tutta una serie di strumenti che sono stati disegnati per poter effettuare queste attività extraveicolari, strumenti unici con scopo specifico proprio per queste attività extraveicolari, e devono essere lanciati, partiranno alcuni con una delle prossime navette cargo, e anche una parte del sistema deve arrivare in orbita durante il mio incremento, quindi sperando che queste due navette possano arrivare in tempo. E il terzo allineamento magico deve essere che effettivamente io arrivi in orbita, io non do nulla per scontato, arrivare in orbita e effettivamente agganciarmi e essere presente a bordo della stazione. Se tutto questo si allinea, se questi tre elementi saranno tutti presenti, allora io e il collega saremo in grado di effettuare queste attività extraveicolari. Grazie mille, te lo auguriamo. Io me lo auguro, immagino anche tutto il pubblico se lo auguri. Io vorrei farti un'ultima domanda, una curiosità che mi viene in mente, e riguarda l'esperienza che ha avuto il tuo predecessore, comandante predecessore sulla ISS, Alexander Guest, tuo collega astronauta all'Agenzia Spaziale Europea, con uno dei strumenti con cui ti dovrai interfacciare, ovvero Simon, che è l'assistente dotato di intelligenza artificiale che dovrà accompagnarvi nelle prossime missioni. Alexander Guest, purtroppo non abbiamo un video da far mostrare ai giornalisti, ha avuto un piccolo problemino. No, uno scambio di opinioni. Uno scambio d'opinioni. Il Simon ha tacciato Alexander Guest di essere cattivo perché c'è stata un'incomprensione. Ecco, io vorrei sapere tu eventualmente come ti comporteresti con un'intelligenza artificiale che ti tacciasse di essere cattivo. Ecco. Allora, per precisare, lo scambio è stato questo. Simon è una macchina artificiale con dei sensori che permettono di fare uno scan del volto e di interpretarne l'espressione facciale di un essere umano. A un certo punto, durante questo scambio di studio, era la prova per vedere se questo Simon è in grado di parlare, di comprendere, di rispondere, di interfacciarsi con un essere umano, studiando il volto del collega, Simon ha detto "You're not very nice", che a nessuno piace sentirselo dire, soprattutto a un robot. Uno gli risponderebbe: te tre quarti della palazzina tua è not nice, e chi ti ha costruito? Però bisogna comprendere questo. Innanzitutto premetto una cosa: uno degli esperimenti, o più che altro sì, è un esperimento per un certo senso, uno degli esperimenti che facciamo noi astronauti è delle nostre capacità cognitive.
zero. Una parte di questo esperimento è di avere una serie di volti e cercare di riconoscere qual è il sentimento che esprimono questi volti. Ci sono cinque possibilità, alcuni è volto neutro, volto cattivo, volto contento, sorpreso o paura. Uno dice, beh, facile. Uno vede un volto, vede una foto e decide qual è l'espressione. Beh, su una scala da 0 a 1000, io ho preso 200 su questo test. È proprio il fallimento minimo. Ho capito che c'ho l'encefalogramma piatto, che ci puoi scrivere le note musicali, ma 200 su 1000 è veramente un punteggio scarso. Poi ho scoperto che tutti noi astronauti abbiamo dei punteggi estremamente scarsi su questo test, quindi forse quello che succede, infatti, innanzitutto fuori contesto è difficilissimo comprendere l'espressione di una persona, veramente difficile. Vedere una foto e decidere se uno è annoiato oppure semplicemente la sua faccia è normale o se sta pensando, è molto complesso, per cui immaginate, è complesso per noi con tutti gli input che abbiamo, immaginate per un essere robotico, per un cervello robotico che non è umano, che non ha emozioni. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che in orbita, mi avete visto nelle foto, un po' cambia il viso, siamo tutti un po' più cicciottelli, più con la faccia distesa a causa dello shift, ma siccome non c'è peso, ci sono tante cose che cambiano. Ad esempio la nostra espressione facciale con le sopracciglia ha una certa conformazione anche per il peso della pelle, ma in orbita le ciglia si alzano perché non c'è forza di gravità, non c'è peso, e quindi abbiamo tutti un'espressione un po' sorpresa, perenne. E siccome le nostre spalle hanno un peso e in orbita si sollevano, siamo tutti un po' sorpresi, ma anche non ce ne frega niente. Quindi chissà che Simon... Sì, siamo lì con la faccia rotonda, quindi abbiamo mangiato, abbiamo la faccia rotonda piena, abbiamo l'espressione un po' sorpresa, non ce ne frega niente, magari ha pensato questo, Simon, you're not very nice, magari pensava che non stava ascoltando. Io ho avuto pochissima interazione con Simon, giusto per vedere se Simon era in grado di capire il mio accento italiano mentre parlo inglese, per vedere anche se era di mio gradimento la voce di Simon. Io ho chiesto di cambiarlo da maschile a femminile, magari divento più cavaliere io e risolviamo il problema, e per vedere un po' quale sarà il tipo di interfaccia. Questo esperimento è interessante, fra l'altro, perché sì, è vero che noi vogliamo vedere come funziona un robot che si interfaccia con un essere umano, un'intelligenza artificiale che reagisce agli stimoli di un equipaggio per poterlo aiutare, ma sarà interessante vedere dall'altro lato, anche un aspetto neurocognitivo, vedere come un essere umano si interfaccia con un essere che sappiamo non essere vivente, un'intelligenza artificiale che reagisce ai nostri input. Sarà interessante anche per questo motivo. Grazie mille. Posso concludere con una cosa? Ma certamente. Velocissimo, sono in ritardo, ma voglio, è una cosa alla quale tengo moltissimo. Prendendo spunto da una frase di Ian, del mio direttore generale, lui parlava di United Space in Europe, United Europe in Space. Che bella frase, bellissima. Questo è un momento, lo vedete, ce lo rapportano i media di cui voi siete rappresentanti, lo vediamo in TV, lo vediamo nelle piattaforme sociali, lo vediamo dappertutto. È un momento dove ci sono grandi forze di contrapposizione, c'è una grande volontà di unione e dall'altro lato c'è una grande tendenza a separare, a creare conflitto, a creare divisioni. È giusto da un punto di vista di utilizzo della psiche umana, perché? Perché i grandi progetti uniscono, ma anche le grandi divisioni uniscono chi sta da un lato o dall'altro della divisione. Uno strumento, utilizzare la paura, il nemico è uno strumento. Allora io oggi voglio lanciare una sfida per andare un po' oltre quello che abbiamo qui sulla Terra. La prima sfida è di cercare un altro elemento di unione. Abbiamo detto che i grandi progetti uniscono a livello universale. Lo spazio è un grandissimo progetto, la più grande esplorazione umana, l'esplorazione del futuro. Quindi a tutti quelli che cercano qualcosa di motivante, di ispirazionale, dico dedicatevelo, parlate di spazio, parlate di esplorazione, parlate di come in realtà chi può pensare che ci sia un grande dispendio di risorse
per andare nello spazio, in realtà si tratta di una minima parte, e che eliminare tutti i progetti spaziali non cambierebbe nulla. Non servirebbe cancellare l'Agenzia Spaziale Italiana, non me ne voglia il neoeletto presidente, eliminarla completamente. Se io potessi cambiare il mondo o l'Italia eliminando l'Agenzia Spaziale Italiana, sarei il primo a rinunciare. Ma non compreremmo neanche la carta igienica per una scuola eliminando l'Agenzia Spaziale Italiana, e perderemmo tutto quello che guadagniamo dai nostri progetti e dallo spazio. Non costruiremmo, cancellando tutti i programmi spaziali europei, non costruiremmo neanche un'autostrada, e non potremmo mantenerla. Quindi utilizziamo questa risorsa, parlatene, invogliate la gente a credere in un progetto così grande che unisce. Primo progetto, prima sfida. Seconda sfida, più importante. Volete un nemico? Volete qualcosa da additare? Volete puntare a qualcosa che fa veramente paura? Non guardate intorno, non guardate all'essere umano. Siamo tutti su un unico pianeta. Volete un nemico? Guardate i cambiamenti climatici. Chiamiamolo come si chiama, riscaldamento globale. È un nemico vero, globale, universale, in cui siamo tutti presi in causa. Quello sì che è un nemico del quale aver paura. Noi dallo spazio lo vediamo cambiare il nostro pianeta. 6 anni fa ho assistito ad alluvioni, uragani, fenomeni estremamente sconvolgenti. Uno dice, vabbè, ma è nella natura delle cose. Ma vederli incrementare nell'arco di 6 anni in maniera così veloce e così esponenziale mi ha spaventato, mi spaventa. Sono un padre, ho 2 figlie, credo nel futuro, abbiamo un nemico, combattiamolo tutti insieme. Questo dovrebbe unirci in maniera globale. Grazie dell'attenzione. Grazie mille. Grazie mille. No, rimani più parco con me. So che hai in serbo un piccolo regalino per i nostri speaker, quindi io inviterei tutti i nostri relatori a salire sul palco. Please, if you want to come here on the stage for the Luca present for you and for a photo opportunity with the journalist. Please come on the stage. We have been talking about the future and I give you a gift from the past. Every teacher will tell a story. I'm not a photographer, so I was just the man picking a story and decided what looked like a story. And so we made this volume of pictures. They're all numbered and individualized, and so it's the first time we're not able to give it to anybody. But I'm excited. Wow, thank you. Cool. Grazie. Thank you for coming. Se vuoi. Grazie mille a tutti. Io darei aprirei uno spazio per le domande che
eventualmente i nostri giornalisti vogliono rivolgerti. Ovviamente anche i nostri direttori sono a disposizione. Darei prima la parola come consuetudine alle agenzie di stampa e poi procederei con tutti gli altri rappresentanti dei media. Vi pregherei, se ci fossero nel caso, Luca, non, spero che non ci siano problemi per te, se ci fossero anche domande per i nostri direttori, ovviamente di presentarvi, dichiarare la vostra appartenenza alla testata e poi fare la domanda eventualmente in inglese per i nostri direttori. Quindi prego, se ci sono domande iniziamo, ecco Erika Battifoglia, prego. Salve, Erika Battifoglia, Agenzia ANSA. Luca, se abbiamo capito bene, allora è in programma una passeggiata spaziale, anche più di una, nella tua missione. Ci puoi raccontare che tipo di riparazioni sono previste sull'esperimento AMS? Hai parlato di un lavoro difficile, ecco, se ce lo puoi raccontare brevemente, grazie. Non ho detto difficile, ho detto complesso. Perché la difficoltà è un modo di percepire quello che facciamo, la complessità invece è un dato di fatto. È un lavoro estremamente complesso perché EMS non è stato mai pensato come un esperimento che potesse essere in qualche modo riconfigurato in orbita. Quindi è stato tutto costruito a terra e poi così come è stato costruito poi sarebbe rimasto in orbita senza alcun tipo di miglioramento, di cambiamento. Per cui ci sono alcuni aspetti tecnici che non sono stati presi in considerazione. In particolare due sono gli aspetti tecnici. Uno è cosa succede quando io svito un bullone. Beh, sulla Terra è facile, ho un bullone, dall'altro lato ho qualcosa che lo racchiude, ho dei washer, quindi quei tondini che servono a evitare l'impatto, li tolgo, grazie alla gravità li tengo in mano, li metto da parte e li posso riutilizzare. In orbita utilizziamo dei fastener completamente diversi, sono captive, restano attaccati, in modo che io posso svitarli senza dovermi preoccupare che volino via, soprattutto nello spazio aperto dove diventano un problema molto grave. Bene, per poter evitare questo problema di perdere e creare detriti spaziali abbiamo dovuto inventare dei sistemi per catturarli nel momento in cui li estraggo. E addestrarci a utilizzare questi strumenti, a farlo in una tuta spaziale, una tuta pressurizzata, ingombrante, con dei guanti pressurizzati ingombranti, strumenti fastener molto molto piccoli che devono essere catturati. Dopodiché, quindi il primo fatto è tecnico, anche il modo in cui dovremo andare poi a installare quella che di fatto è una pompa di raffreddamento su un sistema che ha già un sistema di pompe isolato e che non ha un accesso esterno. L'unico modo per farlo, immaginate, è quello di tagliare con una tronchessina spaziale i tubi uno per uno e poi andare a installare meccanicamente un sistema che possa unire in maniera ermetica il nuovo sistema della pompa con il suo contenuto di raffreddamento nel sistema vecchio. Qualcosa che non è mai stato fatto prima nello spazio, né nello spazio all'interno della stazione né all'esterno, non è mai stato fatto in generale, estremamente complesso. L'altra complessità, oltre all'aspetto tecnico, e ce ne sono anche altri ma non voglio essere qui a tediarvi, è l'accessibilità, come si fa ad arrivare a lavorare su qualcosa che non ha alcun tipo di aggancio, non ha alcun tipo di maniglia, non ha alcun tipo di supporto. Nello spazio non sono in grado di vincolarmi per poter lavorare, a ogni azione corrisponde una reazione, per cui devo avere un modo di vincolarmi allo strumento. Per poterlo fare, per potermi agganciare ad AMS, abbiamo dovuto inventare delle maniglie speciali che possano essere vincolate alla struttura stessa per poi poter essere utilizzate. Per poter fare tutto questo, al momento è stata prevista una serie di circa 5 attività extraveicolari in sequenza, qualcosa che non è successo, immaginate, neanche per lo Space Hubble. Space Hubble, che fino adesso era considerata la più grande impresa di attività extraveicolare per la sua complessità, anche Space Hubble non aveva previsto un resurfacing in orbita. Bene, questa serie di attività extraveicolari, per chiunque la effettuerà, io ripeto, sono stato addestrato e designato per poterla effettuare, ma non è detto che succeda, chiunque la effetterà la serie più complessa mai vista nella storia dello spazio.
La saldatrice? Non funziona molto bene, certo, con i liquidi. Sicuramente ci hanno pensato, però alla fine utilizzeremo un sistema diverso. Ciao Luca, sono Andrea Nadaquino dell'ADN Kronos. Sono molto curiosa di sapere quei pochi incontri che hai avuto con Simon, che cosa ti hanno fatto pensare e fatto riflettere. Tu hai detto abbiamo di fronte un sistema di intelligenza artificiale, il nostro fisico cambia nello spazio. Mi viene però da pensare che spesso anche tra le persone c'è una non facile comunicazione. Ecco, ti chiederei qualche puntualizzazione in più, grazie. Io lo prendo ancora una volta come una sfida. Se Simon avrà difficoltà magari a comprendere le mie espressioni facciali o il mio accento siciliano, probabilmente starà a me un po' cercare di adattarmi alla capacità del robot stesso di comprendermi. Ecco, in questo senso che dicevo, un esperimento robotico ma anche umano. La comunicazione ha sempre due aspetti, quello che emette e quello che riceve. Da questo punto di vista è anche responsabilità dell'essere umano cercare di adattare per quanto possibile la propria espressione, il proprio modo di lavorare, il proprio modo di esprimersi alle capacità del robot. Alla fine vogliamo tutti la stessa cosa. Chi a terra sta disegnando l'esperimento non lo fa per giocare, non lo fa per avere un pet, un animaletto da compagnia, ma vuole creare qualcosa che in futuro sia paragonabile a quei robot che vediamo nei film di fantascienza, quelle voci delle astronavi che gestiscono l'astronave, che gestiscono l'emergenza, che ci guidano nelle attività, sperando che non si trasformi in HAL 2000, sperando che non sia appunto che non si venga a creare quel processo di Frankenstein in cui il prodotto creato diventa il distruttore di chi lo ha creato. Noi vogliamo evitare questo. Per poterlo evitare dobbiamo imparare come funziona. L'intelligenza artificiale è qualcosa che è nell'atto di divenire, sta arrivando, esiste per certe cose. L'idea di creare un'intelligenza artificiale sempre più vicina a quella umana, che è in grado di imparare, di migliorarsi, di evolvere, ma nessuno vuole mettere in atto un qualcosa di distruttivo. Vogliamo comprendere come può funzionare, ed ecco che la responsabilità allora di un esperimento come Simon è sia dalla parte robotica che dalla parte umana. Sarà mia cura cercare di fare il mio meglio per stabilire un dialogo per quanto possibile e cercare di aiutare non Simon, ma chi a terra lo ha disegnato, chi a terra sta conducendo l'esperimento, per permettere a loro di creare un prodotto sempre migliore. Parlo troppo? No. Vi annoiate? Fra un po' vi addormentate, anche ora di pranzo. Paolo Ricciviti del Messaggero, due questioni umane. Come hai presentato la missione alle tue figlie, che adesso sono più grandi rispetto alla tua prima partenza 6 anni fa? Starai via 6 mesi e mezzo, quindi credo abbiano una consapevolezza diversa di questa tua assenza. La seconda cosa è che a novembre potresti essere tra i primi astronauti che accolgono degli altri astronauti su navicelle private, se tutto va bene. Se su questo ti ha comportato un ulteriore addestramento, e anche come stato d'animo, come ti prepari eventualmente ad accoglierli? Rispondo prima alla seconda domanda, perché è più semplice. Sì, siamo addestrati all'arrivo di possibili navette commerciali con crew a bordo, con equipaggio a bordo. Da un punto di vista tecnico, di fatto le navette hanno un sistema di docking automatico nel sistema di adattamento di accoglienza, di aggancio della stazione, per cui il nostro addestramento è più che altro per le situazioni di emergenza, come gestire un equipaggio misto di persone che hanno avuto una lunghissima esperienza a bordo della stazione, un lunghissimo addestramento per reagire e mettere a posto la stazione, e chi invece arriva a bordo quasi come un ospite, perché il loro lavoro principale è quello di equipaggio test crew, per vedere come funziona il funzionamento della navetta. Questo è un addestramento che abbiamo ricevuto molto, molto intenso e con molto successo, perché fortunatamente lavoriamo con equipaggi molto, molto professionali e addestrati. In realtà, da un punto di vista emotivo, io sarei solo felicissimo di trovarli a bordo, perché sono colleghi ed amici, persone che conosco da tanti anni, da 10 anni ormai, sono equipaggi molto esperti,
Fra l'altro uno degli equipaggi potrebbe essere il marito di Karen Nyberg, con la quale ho volato 6 anni fa, che conosco molto bene, per cui sarebbe molto divertente, saremmo tutti contenti di ricevere equipaggio a bordo. Più siamo, più ci divertiamo, non c'è dubbio, e più lavoro possiamo fare, indubbiamente. Per quanto riguarda la prima domanda, come le mie figlie vivranno questa esperienza, è impossibile dirlo. Io innanzitutto non so come sarà l'esperienza mia, in prima persona. Sarà più lunga probabilmente, ma la vivrò da equipaggio già veterano, per cui ho delle aspettative diverse, in certi versi sarà più semplice, per altri aspetti anche gli stessi sarà più difficile proprio per questo, per cui la mia aspettativa è un'incognita, e per le mie figlie di riflesso anche per loro è un'incognita, proprio perché tutto è cambiato. Loro, la più piccola non ha ricordo di quell'esperienza. Per un bambino, per una bimba di 3 anni, il tempo è solo una parola, non ha un vero significato concreto. Una settimana, un mese o 6 mesi hanno quasi lo stesso valore di percezione. La bimba più grande, che aveva 6 anni, ora ne ha 12, si ricorda bene la partenza, si ricorda bene l'attesa, il ricordo. È un ricordo che sta a noi far vivere con gioia, sta al supporto a terra, la famiglia, la scuola, tutti sanno che i bambini sono una spugna, ricevono e acquisiscono e ricevono quello che noi diamo. Quindi se noi diamo gioia, se noi diamo entusiasmo, se noi diamo come un'avventura da vivere, come un'opportunità e non come un ostacolo, loro di riflesso la vivono in quel modo. Di recente la figlia più grande, parlando del futuro, mi ha detto: io da grande voglio fare l'astrofisico. E il mio cuore di papà si è fatto piccolo piccolo alla gioia, perché mi stavo sciogliendo. Quando è bellissimo pensare che oggi, nel 2019, una bimba di 12 anni a scuola possa amare la scienza, possa amare la tecnologia, possa amare l'esplorazione e sognare di essere un astronomo, un astrofisico, perché è quello che le dà gioia. E quindi questa gioia di scienza, di sapere, di futuro, io immagino di poterla trasmettere anche durante la permanenza a bordo e sperare che loro l'assorbano in questo modo. Più che sperare non posso fare. Posso venire? Sono Giancarlo Cocco del Eurocomunicazione. Volevo chiedere questo, dottor Luca. Da dove le deriva questa passione per lo spazio in primis? E seconda domanda volevo farle: cosa porterà dell'Italia nello spazio? Grazie. Allora, la prima domanda è sempre complessa, perché è qualcosa che ho da sempre, la passione per lo spazio. Credo di essere nato e cresciuto in un contesto italiano storico in cui in televisione, nell'immaginario collettivo, nei nostri cartoni animati, nella cultura dei bambini, nella fantascienza, c'era molto spazio. Chiaramente i ricordi più vividi della mia infanzia sono quelli dell'inizio degli anni 80, quando avevo più o meno l'età che adesso la mia bimba più piccola, più o meno inizio degli anni 80, quando lo spazio tornava alla ribalta dopo gli anni di Apollo, tornava alla ribalta con le missioni Shuttle. I primi lanci, le prime missioni, le prime attività extraveicolari con i nuovi sistemi. Io mi ricordo benissimo la nostra televisione in bianco e nero, da bambino, vedere questi uomini nello spazio, e per me quelli sulla Luna e quelli sullo Shuttle era un tutt'uno, era un'unica missione, un unico evento ancora in corso, per cui assorbivo un po' da tutti questi input, dalla fantascienza, quest'idea in cui realtà e fantasia si confondevano, e pensavo che potesse essere un futuro, un lavoro meraviglioso, e sono cresciuto con questo sogno. Ricordo, lo dico qui per tutti quelli che mi seguono, era un sogno, ma davvero un sogno. Bimbo siciliano, quindi periferia d'Italia ed Europa, non pensavo veramente che si potesse realizzare. E non sono mai stato schiavo di questo sogno. L'ha detto di recente la mia collega Samantha, che ha usato una frase bellissima: sognate, ma non siate schiavi dei sogni. Quello più importante è che poi ho seguito una strada di progetti che, con la loro realizzazione, mi hanno portato alla realizzazione di quello che era poi un sogno. Quindi qualcosa che ho sempre avuto dentro. La seconda domanda: cosa porterò l'italiano? Io mi sento estremamente italiano, quindi già la mia persona, tutto
dentro di me, la mia formazione, la mia cultura, tutto il percorso compiuto è italiano. Beh, ricordate, il fatto che io sia, che sia in un'agenzia spaziale europea, o che viva a Houston, o che abbia fatto le scuole all'estero, non mi rende meno italiano, anzi, forse proprio per questo mi sento così italiano. Non esisterebbe la questione che Leonardo da Vinci sia italiano o francese se lui non avesse viaggiato, o che Cristoforo Colombo sia italiano o spagnolo se lui non avesse viaggiato. Viaggiare dalle narrazioni del Milione di Marco Polo fino ai giorni nostri è qualcosa che non ci cambia come cittadinanza, ma ci rende semplicemente più aperti, più curiosi. Per cui io sono e rimango italiano. I miei colleghi militari che hanno fatto tutte le scuole all'estero o collaborazione all'estero, non è che diventano meno italiani. La bandiera è sempre italiana, sempre lì sulla spalla sinistra da 25 anni per me, e lì resta. Per cui io porto innanzitutto me stesso e tutto il retaggio italiano che ho da presso. E poi porterò chiaramente la curiosità, l'amore per la bellezza, l'amore per la vita, l'amore, la curiosità per la scienza, tutte cose che da Leonardo e ancora prima, dal Rinascimento, e ancora prima, tutte cose che sono veramente, veramente italiane e anche internazionali, perché noi italiani siamo internazionali, amiamo l'internazionalità, e universali, perché poi alla fine siamo tutti esseri umani. Grazie. Deve accendere. Comandante, lei ha parlato di una prospettiva di altri 20 anni per la stazione spaziale. Dal 2004 i presidenti degli Stati Uniti ogni volta minacciano di chiuderla, di disattivarla. Lei pensa che ci sarà ancora veramente spazio per la stazione spaziale? E nel caso, se sarà l'opportunità per creare una fabbrica del futuro nello spazio. Grazie. Tralasciando l'aspetto puramente politico della minaccia, della chiusura della stazione, io lavoro per un programma e quindi non mi occupo di politica. Mi occupo di spazio, scienza e tecnologia. Per cui le do una risposta tecnologica. Se anche volessimo deorbitare la stazione, serviranno molti anni prima di poterlo fare, perché non prendiamo la stazione, la portiamo giù e finisce lì. Bisogna farla con molta cautela. È un progetto a sé stante quello di smontare una stazione per deorbitarla. Per cui innanzitutto sicuramente la stazione fino al 2024 continuerà a esistere, non ci sono dubbi. È un progetto che, nonostante o insieme a tutta l'esplorazione futura verso la Luna, Gateway, i lander, Marte, l'esplorazione robotica, è qualcosa che continua a darci informazioni, è l'unica piattaforma di studio che abbiamo. Quindi sicuramente fino al 2024, ma la stazione certificata per le sue parti più vecchie fino al 2028, per cui non credo che ci siano molti stimoli a deorbitarla prima che effettivamente ci siano dei problemi che rendano inaccessibile la stazione. Per cui mi aspetto che continui a funzionare, mi aspetto che continui a darci risultati. Quello che può cambiare, e il cambiamento fa paura, ma non dovrebbe farci paura, è il modo di gestire la stazione. Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana proprio pochi minuti fa parlava del fatto che esiste una commercializzazione dell'utilizzo della stazione in atto. Lo abbiamo visto, è sempre più importante la presenza privata e commerciale a bordo della stazione. Questo è già un cambiamento. 6 anni fa io non avevo alcun tipo di presenza di payload commerciale a bordo, adesso è una realtà costante, continua, non sorprende nessuno. Per cui perché sorprendersi all'idea che fra 5 anni ci siano dei centri di controllo in grado di mandare comandi sulla Stazione Spaziale Internazionale e permettere alle agenzie internazionali di occuparsi di altre cose o di spostare l'attenzione su progetti che hanno bisogno di più attenzione.
ma una cosa non esclude l'altra. Per cui se anche un presidente americano, che comunque non comanda la Stazione Spaziale Internazionale, non ha un interruttore di on and off, anche un presidente americano può dire non ci interessa più la Stazione Spaziale Internazionale, ma esiste un consorzio internazionale che si preoccuperà di vedere come condurre un'esperienza di grandissimo successo, il più grande successo tecnologico della storia dell'umanità, di come condurla al suo giusto termine, nei tempi che serviranno. Per cui posso serenamente ripetere che spero che la stazione continui a dare gli stessi risultati per altri 20 anni. Perché no? Ci saranno dei cambiamenti, come in tutto. Ciao Luca, Andrea Colotti, Aeronautica Militare. Sarò un po' di parte, diciamo. Hai parlato prima di addestramento, hai detto che un astronauta si addestra sempre, non smette mai di addestrarsi. E prima hai ricordato che proprio ieri hai fatto un volo a pratica di mare su un velivolo. Devo fare un tweet? No, quello lo faremo. Volevo chiederti quanto del tuo background come pilota militare, anche come pilota sperimentatore in particolare, ti ha aiutato nella tua preparazione anche come astronauta, e quanto di questo ti ritroverai anche nella prossima missione. Il fatto che 3 astronauti italiani provengano dai ranghi dell'aeronautica militare, in particolare dal pilotaggio sperimentale, più un altro ufficiale aeronautica che viene dai ranghi del pilotaggio, non ci deve sorprendere. È un profilo che ha una sequenza quasi logica, sin dai tempi dei primi astronauti, che erano tutti piloti sperimentatori. Maurizio Cheli, il primo dei nostri astronauti con provenienza dal reparto sperimentale volo, seguito da Roberto Vittori, me stesso, tutti e tre dal reparto sperimentale volo e l'aeronautica militare, e più, ovviamente la conoscete tutti, Samantha Cristoforetti. Il fatto è questo, che i piloti in generale, i piloti sperimentatori in particolare, hanno già un addestramento che li porta ad avere un profilo che li avvicina allo spazio. Di fatto noi parliamo sempre, a giorni nostri quasi mai si parla di spazio aeronautica, si dice sempre aerospazio, perché si comprende che c'è una continuità. Ovviamente lo spazio dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Europea e del consorzio della Stazione Spaziale Internazionale è un tipo di spazio. C'è poi un utilizzo diverso che può avere delle componenti militari di difesa, e di difesa in tutte le sue componenti, che sia difesa ambientale, che sia difesa di risorse satellitari ad esempio. Per cui questa continuità è riconosciuta, ma c'è anche un aspetto molto più semplice, il fatto che i piloti sono addestrati per anni, per tutta la loro carriera, a manovrare e utilizzare strumenti tecnologici molto complessi. In particolare, per quanto mi riguarda, io provenivo, prima di diventare pilota sperimentatore, dal profilo caccia. I caccia, per loro natura, hanno un tipo di una gestione di volo che deve essere, in un certo senso, una manovrabilità, una agilità che deve essere sfruttata al massimo nelle performance, ed è un tipo di volo. Questo tipo di volo molto dissimile da quello che facciamo come astronauti, ed ecco che la mia transizione nei ranghi dei piloti sperimentatori mi ha permesso invece di conoscere un altro tipo di volo, che è il volo di precisione, il volo dai guadagni, dai gains estremamente piccoli, quelli del volo dell'elicottero, quello del volo stabilizzato, in cui l'unica cosa che conta è il parametro. Bene, questo tipo di volo si avvicina moltissimo al modo in cui noi gestiamo le nostre macchine a bordo della stazione, che sia una meta Soyuz, i cui impulsi sono estremamente piccoli nel volo manuale, o che sia il braccio robotico canadese, in cui manovriamo con un oggetto estremamente esile, questo braccio robotico lungo 17 metri che si muove con 7 gradi di libertà per catturare navette decine di volte con una massa decine di volte superiore, che devono essere catturate e manovrate. Questo si vede, si vede spesso nei risultati dei miei colleghi che vengono da varie branche, è qualcosa che noi siamo già abituati a gestire. Non dico che i risultati siano diversi, perché l'addestramento ci porta tutti ad avere la stessa qualifica, ma sicuramente è un vantaggio avere già conoscenza in quel campo.
così come sicuramente un biologo ha più vantaggio a gestire un esperimento di biologia che prevede il sezionamento o manovrare con i guanti all'interno di una glove box, così un pilota ha più familiarità con un ambiente di pilotaggio, qualunque il pilotaggio sia. Abbiamo un'altra domanda. Ciao, Simone Montrasio di Astronauti News. Due domande. La prima, quanto influirà la tua esperienza con la passeggiata spaziale, quella umida, con la tua prossima passeggiata spaziale, se la farai, come hai detto, con AMS? E la seconda domanda, come ti vedi nel ruolo di comandante, le tue aspettative? La prima domanda è che tutte le attività extracurriculari sono umide, perché nonostante il sistema di raffreddamento comunque è stato paragonato da un punto di vista di energia, di dispendio di energia, è come fare tre quarti di una maratona, quindi 42 km, circa 30 km nell'arco di 6 ore di lavoro all'interno di uno scafandro, per cui c'è tanto lavoro, per cui sicuramente c'è tanto sudore e olio di gomito all'interno dello scafandro. In che modo mi ha aiutato? È difficile dirlo, perché purtroppo quella per adesso è stata la mia ultima esperienza in attività extraveicolare, per cui spero che mi abbia aiutato spingendomi a essere ancora più qualificato, a conoscere ancora meglio i sistemi, ha aiutato un po' tutti, perché adesso abbiamo delle procedure che prevedono questo tipo di emergenza, che vi assicuro non succederà mai più, ma ha permesso di cambiare anche alcuni sistemi nello scafandro proprio per evitare il sorgere di questo problema. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, come mi pongo nel ruolo di comandante della stazione? Ancora una volta ne parlavo poco prima dell'inizio della conferenza stampa con il nostro presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Bisogna comprendere che il ruolo di comandante deve essere un ruolo di servizio. Il comandante è al servizio del suo equipaggio. Il suo tempo appartiene all'equipaggio, la sua attenzione appartiene all'equipaggio. Il successo è un riflesso della sua leadership, e anche l'attitude, anche il comportamento dell'equipaggio è un riflesso della sua leadership. Per cui io spero di essere in grado di pormi innanzitutto con umiltà, testa bassa, sapendo di essere al comando di un equipaggio, l'equipaggio di gente tecnicamente più addestrata al mondo, tutti i professionisti straordinari, e cercando di pormi come ruolo di facilitatore, un ruolo di umano, essere umano, quindi cercare di realizzare la missione al meglio, creando un ambiente e un rapporto umano che permetta a ognuno di dare il meglio di se stesso. Credo che questo sia il modo migliore di raggiungere i due scopi principali di un comandante, che è il successo della missione e la sicurezza della missione del veicolo. Grazie mille. Potete fare un applauso, Certo. C'è stato sto momento di pausa, ho detto, che ho detto? Mi siete spaventati tutti. Grazie mille Luca ancora per la tua disponibilità e la tua chiarezza, sempre molto, molto chiaro sulle tematiche spaziali che ci stanno a cuore. Che ti stanno a cuore. Io, prima di congedare tutti, se tu hai un attimo, chiamerei sul palco il nostro direttore, Mr. Ashbacher, che so che ci vuole parlare di un evento molto importante che spero tu voglia con lui promuovere, ovvero il Living Planet Symposium, che inizierà il 12 a Milano. Prego. No, grazie, è sempre affascinante ascoltare Luca, veramente bello. Se continuo in inglese. I would like to really bridge at the end of this fantastic press conference after listening to Luca, announce an event which takes place next week and starts on Monday morning. It's called the Living Planet Symposium. The Living Planet Symposium is an event on Earth observation where we look at different aspects of the Earth, and as the DG was showing before, we take the pulse of our planet from satellites in this case. And I would like to take the occasion to really thank Luca for this fantastic gift which he has given to us, where he has looked at the Earth from
a camera, a photographer's camera, taking pictures of our planet from space by astronauts. And I think this is a very good transit from space into the Earth observation part to really invite you to the conference starting next Monday. We have about 4,000, more than 4,000 registered participants, the largest conference of ESA, plus 2,000 students, school children, who are also participating. So please have a look at the website. It will also be live streamed Monday morning, the opening session and partially some events. Living Planet Symposium in Milano starting next Monday. And thank you again, Luca. This was such a fantastic event. Thank you again. Thank you. Grazie a voi. Grazie, grazie Mr. Ashbaka. Ringrazio anche io Luca per essere stato così paziente con me, non è la prima volta. E congederei il nostro pubblico, che ringrazio di aver partecipato, e pregherei tutti i rappresentanti dei media che non dovranno, che non intervisteranno, che non hanno in programma interviste con Luca, di lasciare la sala per dare modo appunto ai colleghi di effettuare le interviste. Grazie a tutti, ci vediamo il 20 luglio. Non me ne vogliono gli altri, ma grazie mille. Ciao a tutti.